Bene signori, Daily Update, oggi è 15 settembre 2023, sta arrivando il weekend ragazzi, è venerdì, quindi da domani sabato e domenica, e il weekend sta diventando il periodo più importante delle mie settimane. Perché? Perché nel weekend posso imparare nuove skill, come ho fatto nello scorso weekend, posso programmare tutto ciò che devo fare effettivamente nella settimana, quindi proprio le task quotidiane, e quindi poi durante la settimana posso farle. E basta, non devo pensare a nient'altro, quindi nel weekend si pensa, si ragiona, si programma per andare in linea verso gli obiettivi e durante la settimana poi si agisce e si fanno le task. Dicevo, nel weekend quindi posso prendermi un po' il vantaggio per anche calibrare tutta la settimana che verrà. Ora, aggiornamento sull'IBD, sta andando meglio, quindi effettivamente sono contento di questo perché sto riuscendo a gestirla solo con la dieta. Anche oggi due volte sono andato in bagno, stamattina, stasera ancora no. Stamattina in realtà mi sembrava un po' peggiorata la situazione, vediamo domani mattina come andrà. Domani mattina in teoria mi dovrei allenare, non è sicuro, cioè sì, mi allenerò sicuramente, non è sicuro che mi alleno la mattina presto. Vedo un attimo se dormire un po' di più perché ho ancora un po' di cose che voglio fare stasera e poi forse c'è una festa. Ci andrò, non ci andrò, ancora non l'ho deciso. Quindi vedo un attimo il da farsi, però domani sicuramente mi alleno e devo poi portare a termine tutte delle task che ho in mente e soprattutto devo preparare una nuova skill, cioè devo studiarmi una nuova skill. Già so cosa, o meglio, già so cosa devo fare, mi devo preparare, mi devo allenare in questo weekend in modo tale che poi durante le settimane posso agire più facilmente, più semplicemente. Adesso penso troppo. C'è un altro aggiornamento sul trading, che avevo provato a fare qualcosina. Le ultime due... No, quindi se vi ricordate, avevo tre situazioni da gestire. Due sono andate bene dopo che le ho gestite e ho fatto circa 8 dollari su una, 10 sull'altra. L'ultima è andata male e ci ho perso 20 dollari, quindi in totale, se non sbaglio, era un meno 2. In più ho fatto un altro movimento sbagliato dove ho perso 30 dollari, quindi negli ultimi movimenti sono andati davvero male e quindi c'è bisogno di concentrarsi un po' di più su questo se voglio effettivamente farlo. Nel totale, se guardiamo tutte le transazioni fatte adesso, fino ad ora, sono in positivo di poco, quindi in generale non è stata una brutta idea, una cattiva idea provare già direttamente con i soldi, però adesso è arrivato il momento di allenarsi senza soldi. Avevo già detto un po' di tempo fa, però poi non ci sono riuscito perché dovevo finire la tesi e quindi questo weekend potrebbe essere l'indiziato, o perché se non è questo non sarà il prossimo in cui c'è un evento che prende tutti e due i giorni a cui andrò e quindi sarà il successivo ancora, quindi se ne parla fra due settimane praticamente per svilupparlo. C'è anche inoltre un altro progetto che devo fare, un'app che dovrei fare, abbiamo un progetto con degli amici. Il problema è che ancora non ho iniziato quest'app, quindi o questo weekend faccio l'app o questo weekend faccio la skill. Tendenzialmente mi sento di fare più la skill, però vedo anche domani mattina cosa penso. Probabilmente più la skill, perché poi posso comunque gestire nella settimana, l'app mi dovrei concentrare a farla probabilmente solo nei weekend, o quindi devo partire mentalmente che ne so, un mese, due mesi, tre mesi mi dedico i weekend a quello maggiormente, non imparando nuove skill e mantenendo poi le cose che ho già imparato, quindi le skill che già conosco, le posso fare anche nel weekend e tutto il tempo restante lo uso per creare l'app. Bene, quindi la perla del giorno era il weekend. Sta diventando la parte più importante delle settimane. Oggi non mi sento che ho parlato bene, probabilmente ho sonno, quindi fra un po' vado a dormire e non so, quindi ho detto o vado alla festa o vado a dormire, infatti non sto capendo più niente. Daily update fatto, ci vediamo domani.